47 associazioni del territorio metropolitano fiorentino si sono riunite il 10 dicembre per leggere insieme la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel cortile del Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi. Su iniziativa di Benedetta Albanese, consigliera delegata della città metropolitana alla promozione sociale, i rappresentanti delle associazioni hanno interpretato gli articoli della dichiarazione. La cerimonia è stata aperta da un canto del coro 900 di Fiesole. È stata una cerimonia semplice ma intensa per andare direttamente al contenuto della dichiarazione, bussola certa di navigazione simbolica in un mare agitato e minaccioso, quello che potremmo usare come metafora per rappresentare la società dei nostri tempi. Un mare purtroppo molto spesso tempestoso per non dire in burrasca, e la dichiarazione è una bussola certa insieme alla nostra Costituzione per affrontare con coraggio e serenità lo spaesamento che permea il nostro tempo, mettendo al centro la persona, l'uomo e i suoi diritti. È un'occasione per fermarci tutti insieme a riflettere sul significato di questa dichiarazione, perché forse non l'abbiamo mai letta dall'inizio alla fine, allora la leggiamo tutti insieme con calma e ciascuno di noi spero possa fare tesoro delle riflessioni collettive di questa mattina. È un orizzonte che oggi va ritrovato, perché sicuramente parliamo di diritti civili, parliamo di diritti sociali, ma non essendo più un binomio, perché evidentemente procedono su percorsi paralleli, forse ritrovare un orizzonte più elevato in cui poter unire non soltanto, ripeto, i diritti civili, le cui battaglie sono fondamentali, ma ai diritti sociali, e quindi accoppiarli nuovamente così come forse erano nati in origine, può essere un obiettivo che la politica dovrebbe porsi. Ecco, sicuramente per me è così. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è un documento sui diritti della persona adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi, con la risoluzione 217A. Quel giorno votarono a favore 48 membri su 58. Nessun paese si dichiarò contrario, ma 8 membri si astennero e non votarono. Questo documento doveva essere applicato in tutti gli Stati membri e alcuni esperti di diritti hanno sostenuto che questa dichiarazione sia divenuta vincolante come parte del diritto internazionale, venendo continuamente citata da 70 anni in tutti i paesi. La cerimonia si è conclusa con un altro canto del coro 900 di Fiesole che descriveva il dramma dei migranti del Mediterraneo, ricordando a tutti i presenti che anche l'ultimo di quegli uomini e di quelle donne ha gli stessi diritti di ognuno dei presenti e di tutti noi, perché per l'appunto quei diritti sono universali.